sono sempre Victor Laso 88. Vi ricordo che in descrizione qui sotto trovate il link che vi rimanda al mio shop ufficiale, dove trovate il mio merchandise, tra cui le magliette in due versioni diverse, quella con il logo classico e quella con il logo grosso sulla schiena, modificato in modo che la faccia sembri sfondata e sotto ci sia un endoscheletro in stile T-800 di Terminator, per cui se vi interessa date un'occhiata. E ora bando alle ciance e parliamo dell'argomento del giorno. Allora ragazzi, oggi voglio parlarvi di quello che abbiamo visto al panel su The Batman allo scorso DC Fandom. Lo so che ho realizzato proprio ieri un video recap su quell'evento, ma è anche vero che si trattava di un video di più di 45 minuti e per quanto uno possa anche solo ascoltare quello che ho detto su The Batman, volevo realizzare qualcosa di più specifico per tutti gli interessati. Io il trailer l'ho già visto diverse volte, quindi non farò una reaction, ma voglio parlare sia del trailer che di quello che ha detto Matt Reeves, perché in tanti si sono lamentati del fatto che Matt Reeves abbia parlato tantissimo. Io invece sono stato contento perché era il regista, peraltro appassionatissimo, mostrando quanto tenga a questo progetto, che ci spiegava alcuni elementi fondamentali di ciò che vedremo. Ad esempio ha detto che questo sarà un Batman al secondo anno di attività, quindi in teoria non dovremmo vedere come diventa Batman, come invece è accaduto in Batman Begins. È tutto in media stress ed è un Batman non ancora ben voluto dalla popolazione di Gotham, anzi i gothamiti hanno paura di Batman perché è un vigilante che pesta sangue i criminali. Lo vediamo collaborare con Gordon, ma non ci è dato sapere al momento quale sia effettivamente la natura del rapporto tra i due in quel momento. Peraltro il Gordon di Jeffrey Wright a livello estetico è perfetto. In molti all'epoca, quando venne annunciato che sarebbe stato Jeffrey Wright a interpretarlo, si lamentarono del fatto che Jeffrey Wright è nero e che Gordon nero non ha senso. Io sono dell'idea che se un attore può incarnare al meglio un certo personaggio, il colore della sua pelle non è assolutamente rilevante. È vero che Gordon è sempre stato caucasico, ma il punto è che Jeffrey Wright è Gordon fatto e finito. Se qualcuno non avesse saputo che Jeffrey Wright avrebbe interpretato Gordon, vedendo il trailer e vedendo Jeffrey Wright, sicuramente ha esclamato: ah, Gordon! E neanche ha fatto caso all'etnia, al colore della pelle dell'attore. Questo perché aveva il physique du role perfetto. C'è poco da fare, quindi io sono il primo che si incazza quando viene cambiata l'etnia di un personaggio, non importa da che etnia a che etnia, quando non c'è alcun tipo di motivo e viene fatto solo per far discutere. In questo caso assolutamente il motivo non era quello, e lo si può ben capire dal fatto che non appena Gordon è comparso in scena un po' tutti hanno pensato: minchia, lui è perfetto. Peraltro Jeffrey Wright è un attore straordinario, per cui per me è un'ottima scelta. E ci sono state tante speculazioni circa questo trailer, addirittura i fan in rete stanno cercando di risolvere gli indovinelli dell'enigmista. Il primo, quello che in italiano è stato tradotto come "non fare il Pinocchio e dimmi qual è il tuo prezzo per chiudere un occhio", una cosa del genere, è stato decifrato. La risposta è una cosa del tipo "He still lies", e il trailer ruota intorno a due concetti: quello di giustizia tanto decantato dall'enigmista e quello di vendetta, che invece è lo stesso Batman a nominare. Quando pesta uno dei tizi con la faccia dipinta di bianco, con il trucco sbavato sugli angoli delle labbra, che chiedono "tu chi sei?", lui dice "io sono vendetta", dopo averlo massacrato di botte. E la violenza con cui pesta il tizio mi ha ricordato tantissimo la saga videoludica di Batman Arkham, così come il costume. In molti si sono lamentati del fatto che Pattinson sembri un po' troppo magro. Allora, a parte il fatto che secondo me il costume è interessantissimo e lui, per quel poco che ci hanno mostrato, sembra estremamente credibile, è un Batman agli inizi, ha tutto il tempo di pomparsi volendo, e quindi ho apprezzato. L'enigmista, che da quello che si è capito compare con questo mascherone nero, non è ancora stato per appunto mostrato nel volto, anche se sappiamo che è Paul Dano, e per certi versi mi ha ricordato un po'
Soul, l'enigmista di James Wan, e penso che potrebbero dargli quella lettura, un tizio che tortura le persone nel caso in cui non venisse decifrato l'enigma in questione, che è un po' quello che avevano fatto nella saga Batman Arkham. L'enigmista era un po' quello, quindi per farvi capire quanto il film di Wan e quelli che sono seguiti abbiano influenzato la cultura pop su più livelli. E devo anche ammettere che mi sta affascinando il dibattito in corso, che per alcuni è già chiuso perché molte testate hanno scritto titoli un po' ingannevoli, forse neanche rendendosene conto, perché a un certo punto compare questo personaggio che sembrerebbe essere il Pinguino esteticamente. Compare due volte, sotto la pioggia verso il minuto 1:18 e poi verso la fine minuto 1:54, una cosa del genere, mentre guida un'auto urlando "Wow, questo tipo è pazzo!". Il punto è che il Pinguino è Colin Farrell in questo film, e quello non sembra Colin Farrell, ma esiste il make-up prostetico. Ora, io inizialmente ero fermamente convinto che non fosse lui. Molti hanno detto "No, è Richard Kind, il Paul Lassiter di Spin City, Harvey Korman, l'ipocondriaco in Scrubs, nonché il sindaco di Gotham City nella serie Gotham". Ma non è lui, non è lui, anche se effettivamente ci somiglia tantissimo. Dicono che sia proprio Farrell con il trucco prostetico. Hanno condiviso in rete la foto di questo personaggio e quella di Farrell, mettendolo a confronto, dicendo che le orecchie sono identiche, gli occhi sono identici. Io non sono ancora convinto, ma per qualche motivo sembra che tutti abbiano capito che la cosa sia ufficiale. Non sapete quanti di voi mi hanno mandato in privato articoli svelati dicendo "visto, è ufficiale", e io ho risposto "il fatto che lo scriva la testata non significa che sia così, perché di conferme ufficiali per ora non ne sono arrivate. Poi magari quando esce il video è stato confermato, mentre io registro di conferme ufficiali non sono arrivate". Quindi io francamente penso che potrebbe anche essere, perché col trucco si fanno miracoli, in quel caso chapeau, perché davvero è irriconoscibile. Molti hanno detto "quando dice wow questo tizio è pazzo è chiaramente Colin Farrell". A me la voce non sembrava la sua, devo essere sincero, però magari mi sbaglio, quindi io do il beneficio del dubbio. Sta di fatto che un singolo trailer ha mobilitato per più motivi il web intero, e questa cosa è straordinaria per farvi capire quanto hype sta generando il film. Un altro spunto di riflessione è dato dalla Batmobile. La Batmobile per alcuni è pezzotta, ma è il Batman al secondo anno di attività. Non è il Batman con miliardi di gadget esperto che sa perfettamente quello che sta facendo. La Batmobile è una normale auto a cui ha aggiunto il classico reattore, niente di più, ma è una normale auto modificata da lui in questo garage che non è ancora la Batcaverna. E lo stesso Matt Reeves, prima di lanciare il trailer, ha detto che la sua versione di Batman più che preferita, quella che gli è più rimasta nel cuore, è quella di Adam West, e la Batmobile di questo film è un po' ispirata a quella di Adam West, che di fatto era una normalissima auto ma adattata al personaggio. Poi ovvio è tutto molto più scuro e dark, mentre invece quella della Batman di Adam West era molto camp, però è la prima volta che vediamo al cinema per Batman una Batmobile che non sia un'auto super tecnologica. Pensate a quella del Batman di Tim Burton e dei successivi, che vabbè, facevano cacare ma erano sempre nella stessa linea temporale. Ecco, quell'auto è più simile alla Batmobile che abbiamo sempre visto anche nella serie animata. La Batmobile di dei film di Nolan era invece un veicolo militare dipinto di nero, però non era sicuramente una macchina come quelle che possiamo vedere oggigiorno. Questa invece è, l'ho detto anche nel video sul DC Fandom, una sorta di Oldsmobile, non so se sia esattamente quella, però siamo lì, con per appunto delle aggiunte, e questa cosa mi piace. Mi piace, tra l'altro, lo stesso Matt Reeves ha detto che tutti i personaggi che vedremo non sono ancora loro stessi, sono delle versioni prototipo di ciò che diventeranno. Anche la Catwoman, che è Zoe Kravitz, non è ancora Catwoman, si comporta come tale, ma è una proto Catwoman. In sostanza
È un po' quasi l'idea che abbiamo avuto nella serie Gotham, che a me non è piaciuta, ma in maniera diversa, perché nella serie Gotham erano tutti molto più giovani. Qua invece sono tutti agli inizi, diciamo, perché è Batman, è già Batman, non è un ragazzino che viene cresciuto da Alfred, è un Bruce Wayne che è già diventato Batman, però comunque mi ricordo un po' quel tipo di operazione, quindi ci vogliono far vedere un po' l'origine di questi personaggi. Presumo che anche Pinguino non sarà uno dei più importanti boss del crimine di Gotham, ma sarà anche lui agli inizi. L'enigmista compare per la prima volta, perché nel trailer viene fatto capire chiaramente che nessuno aveva sentito parlare di questo tizio che manda messaggi a Batman lasciandogli cadaveri o persone spaventate che sono state rapite. Il perché lui voglia proprio Batman bisogna ancora capirlo. Soprattutto io sono molto contento che il villain principale tra i tanti che hanno annunciato sia proprio l'enigmista, anche se, come molti hanno fatto notare, probabilmente non sarà lui il vero villain, perché a un certo punto l'enigmista dice: io faccio parte qualcosa di più grande di me, di cui fai parte anche tu, e lui chiede: di che cosa? E la risposta è: vedrai. Ecco, probabilmente ci sarà una qualche mastermind che magari non è ancora stata annunciata, perché Reeves ha detto che non ha annunciato proprio tutti i personaggi che ci saranno, magari manterranno il riservo fino all'uscita, chi lo sa. Ad esempio potrebbe esserci, che ne so, un Doctor Hugo Strange, che non c'entra niente con il Doctor Strange della Marvel, a pilotare tutti. Alcuni dicono: hai notato che c'è un gufo su una delle buste che l'enigmista manda a Batman? Ecco, l'indizio farebbe pensare alla corte dei gufi. Ma se avete letto la run di Scott Snyder di qualche anno fa riguardante la corte dei gufi, vi accorgerete che per poterla mettere in scena bene bisognerebbe avere un Batman in attività già da parecchio tempo, perché la corte dei gufi funziona nel momento in cui tu conosci Batman già da un po' e scopri tutto quel sotterfugio, e soprattutto non è ancora un Batman abbastanza conosciuto e potente da poter interessare la corte dei gufi. Se dovessero aver messo la corte dei gufi, ecco, un po' avrei paura, perché riuscire a gestirla con questi presupposti non è facile, perché sapete, va bene l'interpretazione del regista, va bene che non è che tutto deve essere identico al fumetto, l'abbiamo visto con i film di Nolan, però questa è una premessa importantissima per la corte dei gufi. Se si vuole una corte dei gufi che funzioni, è necessario che ci sia un Batman in attività da un po' di tempo, anche perché c'entra tantissimo Thomas Wayne, e quindi bisognerebbe concentrarsi tanto su quello, per cui staremo a vedere quello che avranno fatto. Io voglio capire prima bene che cosa abbiano in mente, perché non è una cosa scontata, ecco. Però sono contento che ci sia l'enigmista comunque per buona parte del film, perché sembra la minaccia più importante. Batman non doveva neanche imbattersi in quegli omicidi su cui stava indagando, quindi come ha detto Reeves sarà il primo caso molto importante del detective, perché questo film esplorerà molto l'abilità di detective di Batman, che è quella che non abbiamo mai visto esplorata in nessuna delle trasposizioni cinematografiche finora viste. Solo nel secondo film di Nolan, nel Cavaliere Oscuro, avevamo un momento in cui lui cercava di risalire un'impronta su proiettili, e quindi fa vedere che è anche un bravo investigatore, ma non era l'aspetto più importante di quel Batman. Questo invece sarà un detective, e Batman nei fumetti è considerato il miglior detective del mondo, quindi non è che la polizia si rivolge a lui solo perché è un tizio che pesta come un maniscalco, ma perché ha dimostrato in più di un'occasione di avere delle grandissime abilità da detective. E lo stesso mette che questa è una storia che porterà Batman a investigare, e si è ispirato a storie come Il Lungo Halloween oppure Broken City, Città Spezzata, che secondo me è un bellissimo arco narrativo di Azzarello e Risso, splendido. Quindi io sono contento di vedere questo Batman, perché mi sembra un Batman un po' diverso dal solito. La critica maggiore che ho sentito rivolgere a questo trailer è il fatto che effettivamente è molto scuro, molto realistico, e quindi sembra un po' un more of the same rispetto a quello che abbiamo visto con la saga di Nolan. Mi permetto di dissentire, perché la saga di Nolan è una saga cinematografica molto pseudo-realistica, per l'amor del cielo, ma che comunque si rifà tanto ai fumetti, e tu la vedi la dimensione fumettistica nascosta tra le pieghe di questo finto realismo. Ecco, qui io ci ho visto molta più sporcizia, nel senso che è tutto estremamente più cupo, molto più buio
rispetto a quello che abbiamo visto nei film di Nolan. Batman mi sembra molto più fuori controllo. Come ho detto nel video sul DC Fandom, in anno 1, quando Miller ci ha mostrato un Batman a inizio attività, lui non è che si regolasse moltissimo, sfonda un muro di mattoni con un poliziotto, scatena per distrarre la polizia e i presenti civili uno stormo di pipistrelli che possono anche infettarti con malattie che possono portarti a morte, quindi ha messo a rischio delle persone anche innocenti, perché c'erano dei civili curiosi che si erano avvicinati al palazzo in cui era stato bloccato all'interno. Quindi è un Batman che è vero non uccide, come spero non uccida questo, ma credo che abbiano imparato la lezione, però era un Batman molto borderline, e questo mi sembra un Batman estremamente borderline, uno che sembra, da quello che si vede, è sempre lì lì per uccidere i cattivi, ma che poi si ferma. Ed è questo il dimidiamento di cui si parlava. Peraltro anche Bruce Wayne di Pattinson, per quel poco che hanno fatto vedere, sembra un Bruce Wayne un po' dimesso, un po' disperato, emaciato, con le occhiaie. Poi il fatto che abbia il trucco intorno agli occhi nero per far sì che la maschera sembri tutta nera e non si veda il rosa della pelle sotto ai buchi per gli occhi mi piace tanto. Non è una cosa nuova, è già stato visto anche in altri film di Batman, come ad esempio in Batman il ritorno, ma anche nel primo Batman con Michael Keaton. Mi pare che anche quello di Bale si truccasse intorno agli occhi, quindi questa cosa non l'ho trovata assolutamente strana, devo essere sincero. Per cui sono molto contento di aver visto questo panel, sono contento di quello che stanno facendo, perché per me potrebbe essere un Batman diversissimo rispetto a quello di Nolan. Perché io poi non voglio più fare questo tipo di paragoni, perché mi ricordo quanto fui stupido nell'accanirmi sul fatto che il Joker di Phoenix fosse troppo simile al Joker di Ledger nella concezione, non un tizio caduto in una vasca di sostanze chimiche con la pelle che è diventata bianca a causa di questo incidente, ma uno che si trucca. Sì, in effetti da quel punto di vista era simile a quello di Ledger, perché si tingeva i capelli, si dipingeva il volto, ma in realtà poi erano due giochi completamente diversi. Quindi il fatto che questo sia un Batman molto oscuro non implica che c'entri molto con il Batman di Nolan, anche perché, ragazzi, Batman è un personaggio oscuro. È vero che stanno puntando su uno pseudorealismo, ma mi sembra uno pseudorealismo molto più approfondito. La dimensione fumettistica l'ho avvertita molto meno qua. Tra l'altro qualcun altro chiede: Victor, ma secondo te è possibile che questo sia il Batman di Ben Affleck da giovane? No, hanno detto durante le varie conferenze che ogni versione dei vari personaggi sarà canonica nel multiverso, ma canonica nel multiverso, ma in quell'universo c'è solo quel Batman, e questo Batman è slegato da quello di Ben Affleck, è un Batman di un altro universo, quindi non è legato, così come non sarà legato al Joker di Phoenix. Perché molti dicono: beh, ma magari è quel Batman, è il Batman di quel Joker, vedremo Phoenix. Hanno già detto di no. E comunque, col fatto che c'è il multiverso, anche quel Joker può essere incrociato magari, ma non sarà in quell'universo. Sai, questa è una cosa completamente a sé, non c'entra niente col Joker di Phoenix, non c'entra niente col Batman di Affleck. È una cosa proprio isolata. Peraltro non ci hanno ancora mostrato molti personaggi come l'Alfred di Andy Serkis, e questo perché hanno girato solo il 25% del totale del film, significa che hanno girato praticamente un quarto, e con un quarto di girato ci hanno regalato questo trailer che è spettacolare. Peraltro l'utilizzo del rosso a me piace tantissimo, no? Questa cosa è molto figa, e vi dico che potrebbe essere un film su Batman straordinario. Reeves ha ribadito di dimenticarci quello che abbiamo visto finora sul personaggio, perché la sua sarà una visione completamente differente sotto tanti punti di vista, e che anzi addirittura molti si ispirano a New York per creare Gotham, così come gli autori originali, Kane si ispirò a New York. Lui dice: io mi sono ispirato più che altro a Liverpool e agli ambienti malfamati di Liverpool. È interessante, già questa cosa come concezione rende questo Batman potenzialmente molto diverso rispetto agli altri, quindi staremo a vedere che cosa hanno architettato. Quindi non lo so, io sono francamente molto curioso, per cui non vedo l'ora di vederlo. Uscirà a ottobre 2021, quindi manca ancora un po', più di un anno, quindi stringo i denti e spero in qualche nuova succulenta anticipazione nei prossimi mesi, in modo che si mantenga alto il buzz in rete. Già adesso è uno dei film più attesi dei prossimi mesi, si può notare, perché è da due giorni che la gente specula sulle minchiatine, e quando un trailer ti fa fare questo significa che sta funzionando. Quindi io vi abbraccio, grazie per avermi seguito fin qui, io spero troppo, fate sapere in un commento qui sotto cosa ne pensate voi
di questo trailer, del panel in generale, di quello che ha detto Matt Reeves, perché è molto molto importante discuterne secondo me. Noi ci vediamo al prossimo video.